Ciao, mi chiamo Elisabetta, di professione faccio l'architetto. Per esigenze di lavoro ho dovuto trasferire la mia attività professionale nell'abitazione. Se venite con me vi faccio vedere come sono riuscita a ottimizzare lo spazio della mia libreria. La mia vecchia libreria era lunga addirittura 4,20 m. La libreria attuale, dove ho progettato e fatto parte da un falegname, è 2,5 m di lunghezza, sempre alta, quasi fino a tutta altezza. Per poter ottimizzare lo spazio sono andata a studiare la quantità dei libri, che vuol dire sviluppo lineare, e altezza di ciascun libro, e ho posizionato i ripiani più vicino possibile all'altezza del libro in modo tale da sfruttare tutto lo spazio a disposizione. Non ci sono spazi persi. Il sistema di apertura è fatto a premi apri, un po' come si usa per le altre della cucina. L'altezza del libro lascia poi un 5-10 cm a seconda dei casi, giusto per consentire di sfilare e riposizionare il libro. La struttura della libreria è realizzata in ciliegio con un telaio perimetrale che permette di smontare questo telaio e togliere questo pannello laccato in modo tale da poter nel tempo eventualmente anche riverniciare di un colore diverso, piuttosto che di rigirarlo perché magari il lato esterno si è sporcato, lo giro e utilizzo il lato interno. In questa libreria poi sono contenuti anche i CD che avevo in giro sparsi per la casa, e sono riuscita a creare una colonna dedicata che ho fatto fare laccata come la parte terminale, in modo tale da creare una sorta di cornice a perimetro. Ecco, in questo modo riuscite a ottimizzare lo spazio e a creare anche un contenitore che può essere anche allegro, colorato, divertente, a seconda dei vostri gusti.